direi che possiamo cominciare, che ci siamo tutti quanti. Buonasera a tutti, io mi presento, mi chiamo Lorenzo, ho origini padovane, come sentirete dal mio accento, che tradiscono un po' il cognome Moi, con cui posso sembrare sardo, e vivo felicemente in Sardegna ormai da 2 anni, dove mi occupo di alimentazione sostenibile. Diciamo che la mia è stata proprio una sfida, perché dal nord Italia, spinto dalla passione per i frumenti antichi, spinto dalla volontà di riuscire a realizzare qualcosa di nuovo, ho deciso di trasferirmi in Sardegna, in particolare occupandomi, diciamo senza microfono, in particolare occupandomi di grano, e del grano più antico al mondo, quindi il frumento monococco. Questa esperienza è cominciata quando avevo 23 anni, quindi è sempre stata una passione che ho avuto, però sono prima venuto a contatto con i grani antichi, quindi il cappelli, quindi i grani teneri antichi nella bassa Mantovana, bassa Lombardia, dove ho avuto modo proprio di sperimentare. E poi nel 2012 ho conosciuto una piccola esperienza che stava conducendo a Rosei di reintroduzione del grano monococco in Sardegna. Perché parlo di reintroduzione? Perché il grano monococco in realtà era coltivato in Sardegna 6.000 anni fa, era coltivato, ne abbiamo le prove, perché hanno trovato dei resti all'interno della grotta di Filiestro a Sassari, e ce ne parla l'archeologo Perra proprio di questi ritrovamenti. È stato gradualmente abbandonato perché era poco produttivo. Noi in Sardegna abbiamo una storia che è molto simile a quella in epoca romana, perché in epoca romana il grano per eccellenza era il farro, perché il monococco era già stato abbandonato. Qui invece in Sardegna abbiamo che è stato abbandonato prima, e a nord della Sardegna si è coltivato l'orzo, soprattutto in misura preponderante. Sul Sardegna, quindi terreni più forti rispetto alla Sardegna, si è coltivato il grano duro, quindi la storia è stata molto simile a quella del continente, ma un pochino più anticipata. E è stato abbandonato e quindi è rientrato in auge. Ma come mai è rientrato in auge il monococco? Quando parliamo di monococco, parliamo soprattutto di un grano sano, di un grano salutistico, e quindi parliamo di patologie che sono legate al glutine. Sotto gli occhi di tutti che celiachia e diabete siano sempre più frequenti, soprattutto la celiachia. Un dato allarmante è che il numero di celiaci aumenta sempre, e in Sardegna è superiore rispetto alla media nazionale, e numerosi studi hanno visto che è coinvolto soprattutto il glutine, in particolare alcune classi proteiche del glutine, che con un effetto ripetuto sensibilizzano la mucosa intestinale e quindi causano una risposta irreversibile, che appunto è la celiachia. Quindi noi con il grano monococco vogliamo lavorare in un'ottica di prevenzione. Ho riportato 2 esempi appunto di effetti della somministrazione di alcune dosi di farina di cereali a intervalli di 14 giorni in 12 pazienti celiaci. Quindi cosa hanno fatto? Hanno visto in pazienti celiaci a digiuno da un anno che effetti provocavano farina di riso, farina di grano monococco e farina di grano tenero, effetti collaterali, in particolare gonfiore, i dolori, la nausea, e vedete come il grano monococco, pur essendo un frumento, quindi pur contenendo glutine, in pazienti celiaci abbia effetti collaterali in numero inferiore rispetto al riso, che è un cereale che possono mangiare i celiaci. Vedete invece il grano tenero in pazienti celiaci, che causa un numero di effetti collaterali molto 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 elevato. Questo è uno studio appunto che è stato fatto nel,
nel 2010 e pubblicato su una rivista americana. Qui invece vi ho riportato il testo in inglese, è uno studio che è stato fatto nel 2016, è stato appunto diciamo condotto sia dall'Università di Brescia sia dal CREA, dall'Istituto per la Cerealicoltura, e sottolineato, c'è scritto invece come in pazienti sensibili al glutine, il glutine di ID33, le omega gliadine di ID331, che sono alcune proteine del glutine di questa varietà di monococco, possano rappresentare in futuro una risposta per ridurre la tossicità del glutine. Quindi in questo studio viene proprio scritto, detto, che questo glutine qua è utile e in futuro può rappresentare la chiave per la cura delle patologie legate al glutine. Quindi prevenzione per i celiaci, risoluzione dei problemi per gli intolleranti, per chi comunque è sensibile al glutine. Poi passiamo a vedere che cos'è il grano monococco. Io vi ho parlato, ma quali sono effettivamente le differenze dagli altri cereali? Quindi è un cereale che costituisce la base della nostra dieta. I cereali più coltivati appunto sono il... Si vede? Sì. I cereali più coltivati appunto sono il grano tenero e duro, ma ci sono anche delle specie minori, come ad esempio il grano monococco, che viene chiamato farro piccolo. Voi vedete che è la prima spiga, che è questa, no, col mouse non si vede, comunque è la prima spiga in basso, sarebbe questa qui, e sarebbe la numero 4 indicata come verde. Il farro, che invece è molto simile al grano duro, e la spelta, che invece è molto simile al grano tenero. A volte vengono chiamati farro piccolo, farro grande, perché sono tutti vestiti, ma in verità sono specie monococco. Farro e spelta sono tre specie diverse, quindi non, se noi cerchiamo di incrociarle non si incrociano, perché proprio sono, anche se sono grani, non si incrociano. Sono sempre stati fondamentali nella dieta. Qua vado veloce, vedete come è fatto un chicco, quindi la parte bianca che noi vediamo nella farina è lo strato interno, la parte invece di crusca che vediamo nella farina integrale è lo strato esterno. Poi in verde vedete anche il germe, che dopo vi spiegherò qual è l'importanza del germe, soprattutto la differenza che c'è tra i vari tipi di macinazione, tra contenuto di oli essenziali del germe e loro scarto totale di questi oli essenziali. Questo è un campo di monococco, sembra in tutto e per tutto un grano, ha questo colore bellissimo che è nero, infatti una varietà di queste è stato chiamato Stendhal da un ricercatore, proprio perché un romanzo di Stendhal era Il rosso e il nero, e vedete qui nella foto che il campo, se maturo, sembra rosso, e poi ci sono tutte le spighe che rimangono nere, ed è proprio questa varietà qui. Non è molto alto. Quindi sì, in pianura rimane così, in montagna, ti dico che c'è stato un caso che mi ha superato in altezza, sono quasi 2 metri, quindi a seconda delle condizioni diventa anche molto... Sì, come il cappello. Questo qui è un altro campo, vedete che i grani non sono stati diserbati, proprio perché vedete che c'è dentro di tutto. Una cosa che sto portando avanti fra gli agricoltori che coltivano, che partecipano alla filiera, gli sto dicendo: piuttosto prevenite, fate lavorazioni preventive, ma non diserbate, perché dobbiamo dare il massimo nei prodotti. Ecco, poi qua vi sto facendo vedere altre caratteristiche. Questi, allora, le tre strisce, le prime tre strisce sono nel grafico più a sinistra, alla vostra destra, no, sinistra, sono tre varietà di monococco e del peso di
di 1000 semi, invece quella più alta è il Cappelli, quindi vedete quanto sia piccolo rispetto al Cappelli. Infatti ve ne faccio passare alcuni semi proprio per vedere anche la differenza di com'è, ma risulta proprio un seme molto piccolo, quasi ovale. Invece alla destra vedete il contenuto proteico. Noi in un grano Cappelli, che è il grano duro di riferimento che abbiamo in Sardegna, abbiamo il 13% di proteina, che sono valori molto elevati. Qua vedete che in una prova su terreni sabbiosi, che quindi non sono il massimo, abbiamo ottenuto il 16,5% di proteine, quindi valori molto molto elevati. Addirittura in una varietà abbiamo superato il 21% coltivato su terreni vulcanici, quindi contenuti proprio di tutto rispetto. Infatti per questa sua caratteristica è anche consigliato agli sportivi, perché gli sportivi servono comunque anche proteine di un certo livello. Qua vedete altri dati, che vado comunque molto, molto veloce perché sono un po' più specialistici. E qua vedete il contenuto in glutine. Ecco, soffermiamoci sulle barre colorate. Dire che il monococco ha meno glutine degli altri grani non è un'informazione corretta, perché in verità ne ha di più, però è diversa la tossicità che ha sulla mucosa intestinale. Qua infatti vediamo in percentuale quanto ne ha, e vedete che a volte supera anche il 14% di glutine. Dove supera il 14% erano varietà che avevano proteine al 20%. Però vediamo anche una cosa che sono stato il primo a dimostrare nella mia tesi di laurea. Questi qui sono grafici che ho preso dalla mia tesi di laurea, che ho presentato a Padova nel 2014, e che c'è una varietà, dove non vedete strisce, che non forma glutine, cioè un frumento che non ha glutine. E questo qui del monococco, di questa varietà qui, è l'unico caso finora conosciuto, finora documentato. Quindi diciamo molto, anche molto, molto promettente, molto interessante come caratteristica, proprio perché non è veramente il meno tossico di tutti, come cosa. Io faccio parte anche di un'associazione che si è formata strada facendo nel 2013, ma tutti i lavori sono cominciati nel 2009 con i primi campi. Quasi per gioco abbiamo coinvolto gli agricoltori, alcuni simpatizzanti, hanno coltivato centinaia di metri quadri, poi sono diventati migliaia e adesso sono diventati decine di ettari, quindi si sono ingranditi nel giro comunque di un decennio. Quindi c'è stato tutto un lavoro di crescita e di coinvolgimento delle persone che non si è mai fermato. Infatti anche oggi è proprio uno di questi momenti. Tutti nel centro del capo di sopra. Diciamo che abbiamo puntato moltissimo, per questioni geografiche, sul nord Sardegna. Abbiamo prima puntato a sensibilizzare la comunità locale, poi ci siamo più diffusi nel sud Sardegna. Quindi questi qui sono gli scopi della nostra associazione. Io, oltre ad essere titolare di un'azienda, appunto di un mulino che commercializza prodotti al monococco, faccio anche parte di un'associazione che si occupa della valorizzazione e della promozione di questo prodotto, in particolare proprio di spiegare tutti gli effetti positivi e anche tutte le, diciamo, cosa potrebbe portare la diffusione di questo cereale sullo stato di salute delle persone, anche sulla come minor spesa sanitaria nel nostro paese, perché alla fine
sta tutto, sta tutto lì. Esatto. Io come azienda sono molto recente, quindi nel 2017 ho cominciato a muovere i primi passi, dopo che ho lavorato comunque nell'associazione, che ho fatto tutte le prove, l'ho reso disponibile ai soci. Ho aperto un mio piccolissimo mulino ad Unify e ho avuto subito un obiettivo, cioè rivolgermi a chi cerca prodotti unici, perché questo qui è proprio il primo grano che l'uomo ha coltivato, quindi più unico di questo non c'è. E ho registrato un marchio per contraddistinguere questi prodotti, che è i grani di Atlantide. Quindi ve lo spiego brevemente. Atlantide è intesa la Sardegna, così come diciamo che c'è uno storico, il dottor Frau, che dice che la Sardegna era Atlantide. Quindi ho voluto riprendere questa cosa, ma non nei termini detti da Frau, ma come sinonimo di fertilità, come sinonimo comunque di buon cibo e di opportunità. E quindi al posto dell'isola classica che c'è nello stemma, ci ho messo la Sardegna con la spiga di grano, proprio a riprendere questo mito. Qui vedete il mulino, riconoscete il fratello maggiore di questo piccolino che ho portato, quindi in legno, mulino in legno, macina circa 20 kg all'ora, quindi una macinazione assolutamente molto, molto lenta, e soprattutto è specializzato nel monococco, quindi io ci macino quasi solo monococco, oppure grano duro in piccolissime quantità quando me lo chiedono. Qui è un progetto che sto portando avanti di restauro di un mulino del 1940 che ho dovuto un pochino rallentare, però questo qui invece ha la pietra francese ed è quella che ha maggior valore e che dà il maggior valore aggiunto alle farine, perché è proprio come si macinava una volta, come si macinava prima degli anni 50. Sì. Qua vedete la filiera, quindi è una filiera che si sviluppa dal campo. Quindi il seme io l'ho avuto dal centro di cerealicoltura di Roma, cioè l'Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di Roma. Ho iniziato a fare la tesi e poi il seme me lo sono comunque tenuto, ho deciso di coltivarmelo, quel seme lì, pian pianino, e di tenermelo. Nel 2014, stufo di riceverlo da Roma, ho detto ma come mai non si può tenere anche in Sardegna? E quindi ho preso una macchina per pulirlo, che è quella che vedete alla vostra sinistra, e una macchina per svestire il seme, perché rimane molto simile al riso, sulla destra, assieme ai soci di Tricumonoro, della nostra associazione. E quindi quell'anno lì siamo diventati indipendenti da Roma, dall'istituto, e abbiamo cominciato a riprodurlo e quindi a riadattarlo al territorio della Sardegna. E quindi adesso siamo anche in grado di avere del seme che è adattato alle condizioni, adattato ai terreni della Sardegna, e soprattutto si sviluppa bene. E così è piantabile? Così ha una germinabilità che è molto bassa, perché il fatto che i grani fossero vestiti un tempo serviva per conservarli meglio. Una volta dovete pensare che c'è il problema degli insetti, che l'agricoltura non era così evoluta come adesso. Quindi tenere il grano conservato per 12 mesi era un'impresa ardua, non avevano gli insetticidi, non avevano rimedi per scacciare i parassiti, se non ad esempio affumicarlo, comunque tenerlo, tostarlo, comunque tenerlo con metodi molto rudimentali. Per cui una volta i grani erano vestiti. Man mano che ci si è avvicinati ai giorni nostri, i metodi di conservazione sono migliorati. Comunque anche il fatto di avere prodotti chimici disponibili
è stato, diciamo, sono stati usati, e il fatto che il grano fosse vestito era un handicap, perché dovevi svestirlo e comunque la parte che lo rivestiva era paglia, cioè quindi molto, rimane molto fibrosa, molto simile alla paglia, per cui quando si impasta è un, diciamo, danneggia la lievitazione, per cui c'è stata questa evoluzione fino ad arrivare a quella dei giorni nostri, che è stata quella del glutine, che hanno sempre fatto grano con maggior contenuto in glutine, infatti si vedono i risultati dell'aumento di celiachia e di malattie comunque connesse. Perché dobbiamo prendere grani di filiera locale, quindi valorizzare le filiere locali? Appunto perché hanno provenienza certa. Io sto facendo una battaglia sul fatto della provenienza, sul fatto della certezza della filiera, proprio perché in Italia noi abbiamo una legislazione sull'uso dei prodotti fitosanitari molto molto severa, cioè qua noi abbiamo la certezza di quello che mangiamo. Se noi prendiamo grani canadesi, ci costeranno sì molto molto meno, però sono grani che ricchi di glifosato, di micotossine. Io per un chilo di quella farina non è neanche il costo che sostengo io per macinare un chilo di farina del mio grano, quindi veramente a volte ti interroghi su cosa c'è dentro, perché ancora non ho trovato risposta. Si costruisce comunque un rapporto di fiducia, è importante secondo me avere un rapporto di fiducia con i consumatori, sapere come si coltiva, essere informati. Il fatto dell'informazione è veramente, veramente fondamentale, e secondo me è una cosa che deve essere implementata, deve essere valorizzata, e mi ci metto anch'io come produttore in mezzo a questa cosa. È un aiuto al territorio. Se noi compriamo locale, noi stiamo aiutando il territorio, aiutiamo tutta una filiera e lasciamo i soldi sul posto. Se noi compriamo dall'estero, ci sembra di spendere meno noi, però in verità stiamo danneggiando il territorio, i soldi stanno andando da un'altra parte. E poi come vi dicevo prima, la legislazione è molto molto severa in termini di contaminanti, quindi insetticidi, erbicidi e micotossine. Qui vi ho riassunto quali sono le peculiarità del monococco rispetto ad altri grani. Le prime 5 sono varietà di monococco fino a SAL 98322, e vedete il contenuto proteico sulla sinistra. L'ultima è una varietà di grano tenero, vedete proprio che è il doppio. Poi vedete la luteina, che è un antiossidante, e vedete che nel monococco è addirittura 8 volte superiore rispetto al grano tenero. Gli antiossidanti, ricordiamoci, che combattono l'invecchiamento cellulare, sono, alcuni antiossidanti sono vitamina E, quindi rafforzano anche il cuore, proteggono dalle malattie cardiovascolari e in generale dall'invecchiamento, quindi questo è il contributo che danno. Prego. Allora, questo qui è la varietà Monlis, quindi è la prima che vedete. Io di questi qui ne ho coltivate 3, la Monlis, l'ID 331 che è la terza, e il SAL 98-88 che è quello che poi è stato chiamato Stendhal, che dicevo prima. E comunque tutte e tre sono veramente incoraggianti come risultati. Io con la presentazione per ora ho finito, vi lascio quest'ultima pagina in cui ci sono tutti i dati, e se volete farmi delle domande, poi comunque vi faccio assaggiare di nuovo il pane, vi faccio vedere come funziona il mulino, perché qua adesso abbiamo
abbiamo parlato, presentato, però è bello anche vedere nella realtà come avvengono le varie fasi. E poi ci sono comunque anche qua disponibili prodotti che potete acquistare. Qui in zona questi prodotti li trovate da Calabro, che è Sant'Antioco. Vi ringrazio comunque per... Vorrei sapere fino a quando è stato prodotto in Sardegna e quando poi, o anche in incontri da altre parti in Italia, comunque come si è arrivati a quei semi che tu hai ricordato? Allora, in Sardegna è stato coltivato in miscuglio con altre specie, abbiamo la prova certa fino a circa 4.000 anni prima di Cristo. Noi abbiamo dei ritrovamenti fossili all'interno di questa grotta di Filiestro in provincia di Sassari. E poi è stato appunto progressivamente abbandonato in Sardegna, ma non nel resto d'Italia, soprattutto non nel resto del mondo. Tenete presente che monococco veniva coltivato anche 3.000 anni fa nell'arco alpino, infatti è stato ritrovato anche all'interno dello stomaco di Ozi, quindi un pane con farina di monococco e di orzo e un vestito fatto con gli steli del grano monococco, e quindi sicuramente era coltivato. In Sud Italia nel 1970 abbiamo il dottor Perrino, con la P, non con la B, che ha documentato come in alcuni campi del Lazio e della Puglia fossero presenti delle piante di grano monococco come infestante di alcune colture, segno che proprio anche lì era coltivato. Non dimentichiamo poi che la zona d'origine, essendo la Mesopotamia, diciamo che in Turchia è sempre stato coltivato e anche nella zona della Russia. È stato comunque conservato all'interno di centri per la conservazione del germoplasma, perché poi ci sono raccolte diverse accessioni, cioè accessioni sarebbero dei campioni di alcune varietà che erano o spontanee oppure coltivate, e quindi conservato, tenuto a scopo sperimentale. Queste accessioni qua, alcune di queste sono state testate in Sardegna, e ho continuato questo lavoro proprio di ricerca che stava cominciando il CREA. Ho deciso di fare attività perché all'inizio tutti lo stavano abbandonando, appunto perché rendeva poco, tutti dicevano ma rende poco, perché si è abituati a ragionare sulla quantità. Sul profitto. Però io ho detto no, ragioniamo sulla qualità. Mi sono trasferito in Sardegna, ho detto adesso mi creo la mia impresa e fare come core business utilizzo questo grano, e quindi gli altri hanno sfiduciato e ho deciso comunque di partire da solo, perché quando ci credi, quando vedi che una cosa può essere il futuro, ci investi tutte le tue energie, e poi soprattutto ti piace, ti dà soddisfazione, è proprio il massimo. Non è facile, perché i problemi ci sono. In fase di raccolta il primo anno ne abbiamo perso tantissimo. Non diserbando ti trovi un sacco di semi che devi togliere, alcuni dei quali danno sapore amaro, quindi tu devi conoscere, devi sapere, devi essere sempre costantemente documentato e informato. Però bello di un lavoro anche quando c'è la ricerca continua, che tu devi sempre cercare di migliorarti, cercare di vedere cosa puoi fare meglio. Questo pane qui può sembrare ad esempio il top, ma non per me. Io ho in mente altri mille metodi per migliorarlo, per renderlo più buono, quindi testare altre varietà ancora più promettenti, utilizzare anche altri tipi di legna molto più belli, riuscire a fare un lievito madre che è ancora più implementato. Quindi proprio il bello è che sei sempre la ricerca di migliorarti. Mentre il livello economico è la zona in cui ha creato impresa, ha dato dei posti di lavoro? Sto dando dei posti di lavoro. Perché questo è importante? Sì, sto dando dei posti di lavoro
ho cominciato da solo, adesso ho sono attivo in due direzioni, con gli agricoltori e comunque con chi c'è a monte e chi c'è a valle del mulino, comunque si crea un indotto, quindi altre aziende. E poi all'interno della mia azienda ho sia un ragazzo del posto di Orosei che sto coinvolgendo, che sono in fase di coinvolgimento, sia un ragazzo proveniente dalla Nigeria, con cui sto facendo uno stage di integrazione, quindi sto lavorando anche su questo, e credo che ogni azienda, se seguisse questo modello, sarebbe un esempio virtuoso per tutto il paese. Bisogna anche raccogliere queste sfide. Quante aziende abbiamo in Sardegna che coltivano qualcosa? Allora, ne abbiamo circa una quindicina, alcuni anche per consumo familiare. All'interno della mia filiera ce ne sono 7 aziende agricole. Filiera intendi l'associazione? Filiera intendo i grandi Atlantide, cioè prodotti che dopo vengono venduti con questo marchio. E tenete presente che per 5 anni ha dato una produzione che è stata molto, molto scarsa. Io l'anno scorso ho deciso di realizzare un contratto, comunque dare garanzie agli agricoltori, perché ho detto ce n'è bisogno. L'anno scorso ha prodotto il doppio delle previsioni, quindi mi sono trovato l'anno prima senza grano, quest'anno invece ne ho più di quello che mi serve. Per cui veramente cominciare da zero non è mai semplice, anche se raccogli tutti i dati, tutti li utilizzi per fare. In Sardegna c'è tanto da fare. Se tu cominci a dire c'è tanto da fare, facciamo, secondo me queste opportunità qui le cogli e arrivi a dei risultati. Veramente da ogni parte in cui ti giri vedi potenzialità, vedi che in parte sono legate al turismo, ma in gran parte anche legate proprio al territorio, tutto quanto, alla storia. Io, sebbene abbia cominciato l'attività a febbraio, mi sto già trasferendo da Unify ad Orosei, e abbiamo previsto un posto più ampio dove si possa fare anche attività didattica. Fattoria didattica. Poi quando i ragazzi non si possono spostare, posso spostare io. Infatti abbiamo preso anche il mulino proprio per eliminare le barriere. Tenero. Grano duro e tenero escono nudi dalla mietitrebbia, quindi hanno bisogno di una pulizia molto veloce, poi possono essere macinati subito, chi tal quale come il grano tenero, chi con l'aggiunta di un pochino di acqua come il grano duro. Il monococco invece, il farro e la spelta, quindi i cereali vestiti e anche l'orzo, devono essere svestiti, quindi gli deve essere eliminata la parte protettiva che è assimilabile alla paglia, quindi ci vogliono dei macchinari molto simili al riso. Nella prima parte abbiamo una lavorazione che è simile al riso, fino a ottenere il chicco nudo, che è quello che avete visto. Una volta che abbiamo il chicco nudo, noi possiamo metterlo all'interno del mulino e macinarlo. Questo che vedete è un mulino a pietra con la setacciatrice, è fatto in legno d'abete ed è stato fatto in Austria, quindi è un mulino austriaco. Ha la caratteristica che può essere trasportato dovunque, vi mostra in piccolo come viene fatta la macinazione anche nei mulini più grandi. Quindi mulino a pietra, abbiamo una pietra superiore e una pietra inferiore, una è fissa, l'altra è mobile, il materiale cadendo fra le due pietre è per forza centrifuga, viene sparato all'esterno, però le pietre sono molto vicine, per cui nell'atto di portare il materiale all'esterno viene macinato in maniera molto, molto uniforme.
un altro sistema di macinazione che invece viene usato industrialmente è la macinazione a rulli, la macinazione a cilindri, che sono dei rulli sempre più vicini, quindi 4, 5, 6 passaggi in mezzo a questi rulli, che schiacciano. E quindi in un caso la macinazione è per l'azione delle pietre, nell'altro caso per schiacciamento. E poi avviene la setacciatura. In questo caso ci sono dei filtri che sono posti in corrispondenza di ogni cassetto, e la farina, cadendo all'interno di questa setacciatrice, viene spinta da una spazzola a forma di vite da sinistra verso destra, e quindi in corrispondenza di ogni setaccio gli cade la granulometria desiderata e quindi viene filtrata. In pratica fa l'azione che facevano le nostre nonne col setaccio, però meccanicamente. Quindi abbiamo la macina. Qui esce la farina integrale e qui invece esce quella setacciata. Poi vi consiglio di avvicinarvi, che così vedete tutte le varie parti, i vari cassettini. Macinandolo così, qual è il pregio? Prima vi parlavo del germe e vi ho detto, poi vi spiegherò qual è la differenza. Macinando a pietra, il germe di grano, che è ricco di oli, quindi oli uguali enzimi, sono enzimi che migliorano la digeribilità di tutto il prodotto che si realizza con la farina e che vengono spremuti all'interno della farina. Voi noterete che una farina macinata a pietra risulta oleosa ed è difficile da togliere dalle dita. Cioè, io faccio anche così, però mi rimane sulle dita. Se voi prendete una farina invece macinata industrialmente, quindi il sistema che vi ho detto prima con i cilindri, siccome non c'è l'azione di sfregamento e comunque di omogenizzazione, ma solo di schiacciamento, il germe non viene spremuto, ma viene eliminato con la crusca, perché poi la farina viene anche tutta raffinata. Quindi la farina è come gesso, cioè è un qualcosa di inerte, più difficile da digerire, magari ci dura di più perché nelle farine industriali vediamo 2 anni di scadenza, però abbiamo un prodotto assolutamente sterile che perde gran parte delle proprietà e dei profumi. Quindi proprio questa è la differenza sostanziale per riconoscere una farina macinata a pietra e una farina macinata industrialmente, quindi a cilindri.